Buongiorno e benvenuti a tutti gli amici di Utipo RS al nostro appuntamento settimanale di analisi dei mercati finanziari. Oggi, lunedì 27 febbraio, andremo a vedere insieme che cosa è successo nel corso della scorsa settimana. Iniziamo subito dai mercati azionari. Per i mercati azionari non è stata una bella settimana, segno più lo registriamo sull'aumento della volatilità, che non è un buon segno. Il future sul VIX S&P 500 sale del 4%, male l'Europa, meno 2,25%, male Piazza Affari, meno 2,76%, e molto male l'Hang Seng e il FTSE China 50, che chiudono addirittura fra il meno 3 e meno 4,6%, annullando di fatto tutti i bei progressi che erano stati registrati all'inizio dell'anno in quel mercato. Quindi, per quello che riguarda le azioni, da citare in più Saipem più 5 e 4, Stellantis più 3, per il resto sono tutti segni negativi. Chiude la lista Eni, che addirittura nella settimana, nel corso della settimana, perde un 7,75%. Fronte materie prime, a parte il gas naturale che aumenta di circa il 18%, fermo restando che da inizio anno è a meno 39%, però ecco, sale una settimana. Per il resto tutti segni meno, debole l'oro, meno 1,6%, l'argento meno 3,28%, e tutta una serie di soft commodity, chiude con lo sugar, lo zucchero, che chiude addirittura a meno 8,13. Il Brent si attesta in area 82-82, quindi vicino agli 83 dollari a barile. Per quanto riguarda l'andamento dei tassi, scusate, delle valute, l'euro si rafforza nei confronti del dollaro australiano, nei confronti dello yen giapponese e nei confronti del franco svizzero. Debole invece continua ad essere nei confronti dei due paesi anglofoni, sia quindi con la sterlina inglese che col dollaro americano. Il dollaro americano, che era scivolato in area 1,09-1,10, continua il suo rafforzamento, e chiuso la settimana a un cambio di 1,05, quindi dollaro ancora in ripresa. Fronte tassi e rendimenti, il nostro BTP decennale chiude a 4,43, quindi un aumento da 4,27, e lo stesso dicasi per il Bund tedesco a 10 anni, che chiude a 2,52, da un 2,42, da 43 della settimana scorsa, quindi spread intorno ai 200 basis point, un po' meno di 200 basis point. Per i tassi a breve, l'Italia a 2 anni sta al 3,66, e quindi con un aumento dal 3,38 più sensibile rispetto all'aumento del decennale. Quindi questo significa che ultimamente i tassi a breve in Italia, così come in Europa, stanno aumentando più rapidamente rispetto ai tassi a lungo termine. In America che cosa c'è? Il Treasury sta poco sotto al 4%, chiude a 3,94-3,95 come rendimento, e il titolo di Stato americano a 2 anni stanno a 4,81. Vedete come qui invece la curva dei tassi sul breve è sensibilmente più elevata rispetto ai tassi a lunga. Fronte macro c'è da dire ben poco, nel senso che non ci stanno grosse novità. L'inflazione, lo ricordo, in America sta intorno al 6,4%, con un picco toccato a giugno dello scorso anno, 9,10, mentre in Europa siamo all'8,6 con un picco che c'è stato a ottobre. La sensazione, scusate, e in Italia l'inflazione invece sta al 10%, insomma, quindi diciamo l'Italia stenta un pochettino di più, ecco, a registrare livelli di inflazione più contenuti. La sensazione, dicevo, è quella che l'inflazione sicuramente nel corso del 2023 vedrà una ulteriore diminuzione, però quello che ci si aspettava, cioè un target, no, di inflazione al 2%, non è una cosa sicuramente che vedremo registrare
nel corso del 2023, sarà una cosa da rimandare al 2024. Io saluto tutti, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a lunedì della prossima settimana. Grazie, buona giornata a tutti.